Buonasera. Buonasera. Volevamo regalarvi un momento d'allegria. Certo. Ora, siccome noi non ci siamo abituati ad avere tutto questo pubblico, non è che metà se ne può andare. Oppure magari potete chiudere gli occhi così noi non ci spaventiamo. Ma che dici? Grazie. Che dici? No, noi siamo qua, scusate, ma per parlare di un problema economico, l'entrata dell'euro, questa moneta che ci doveva portare in Europa. Sì, perché eravamo in Africa e siamo entrati in Europa. No, dico, ci doveva proiettare in Europa. Sì, in Europa. Non si può campare più con l'euro, tutti i prezzi vanno su e lo stipendio viene giù. Stipendio. Ma perché con l'euro mu chiama ancora il stipendio? Come si chiama? Si chiama mesata. Perché? O tempi pigliano, lo metto nelle mani e poppo di mesata, ma resta manco una lira. Ma veramente. Ma poi tu devi pensare anche che hanno creato le monetine, i centesimi. Sì, hanno creato i centesimi, abbiamo le tasche piene con i centesimi. È vero, ci riempiono le tasche solamente, non servono a niente questi centesimi. E poi i centesimi sono pure pericolosi. Perché? Perché fanno male alla pelle, non solo. Una bambina a Firenze, non so se l'avete letto sul giornale, stava giocando con un gioco vecchissimo siciliano, che è quello indovina dove è il centesimo. Ah, sì, qua. Invece era qua. Indovina in quale mano è. Invece era qua. Vabbè. A un certo punto questa bambina niente fa, si nasconde il centesimo, sapete dove? Dove sono? In bocca! E che è successo? Se l'ha ghiottito! Se l'ha ghiottito, la mamma corre per l'ospedale, il primario quando lo vede chiama l'aiuto. Aiuto! L'aiuto se ne aveva aiuto. Dice signore, dice, ma lei stessa, dice guardi, dice no guardi, io sono di Firenze, ma mio marito è palermitano e ci dice sempre i suoi figli, mangiatevi le picciole, che devi chiedere se mangiare. Tutte assieme! E questa è la storia che vogliamo raccontare, in una famiglia non poteva più campare. Erano i tempi che la lira scarseggiava, ma comunque s'addobbava, ora con l'euro non si può più. Aumentano la benzina, o gas e la farina, ci aumentano pure il pollo, la luce pure i polli, a bassa la munizza, a carne a salsiccia, giornali, frutta, viaggi e pure ortaggi. Dimmi perché piangi, non ce la faccio più, che perché non mangi, a spesa ma fai tu. Ma che cosa guardi? Quelli sono ortaggi. Sì, ma poi solo tagliare i picchi unni poi accattare. Bella che al mercato vai, se soldi non ne hai. Compro una sola mela, compro una sola mela, e compro una sola mela. Scusa, se devi fare un'introduzione, ma no 25 minuti. Scusa. Quanto costa un chilo di pesche? Chiedevi tu. Costa quanto un chilo di pesce? E forse di più. E poi l'osso la ghettare. Carissimo Finocchio, no, chi ce la sa fare tu? Ti mangio e chiangio con occhio. Se ti voglio mangiare, tutto il resto lo posso lasciare. No, fica uno schifo, condominio scordato. No, abbiamo fatto schifo. Scusate, le parole della canzone sono oh. Se c'è qualcuno che ha qualche difficoltà se le può scrivere. Oppure se le fa suggerire dal vicino. Facciamo una prova. Ogni mattina. Fatemi un applauso da soli. Bravi vero. Ogni mattina. Metto benzina.
unghie. E senza poi considerare che a tutti mai si arrivare è con un portiere. E senza poi considerare che a tutti mai si arrivare è con un portiere. Ogni mattina mi metto in benzina, un bicchiere di vino a col carrello giravo i reparti di un supermercato. Prima di fine mese i nostri soldi erano già... No, no, scusate, a me fa piacere che state bene, però per il pezzo dovete fare finta che siete pezzenti come noi. Disperate. A menta assata. Rifacciamolo. Prima di fine mese i nostri soldi erano già... Questa è la Sicilia che conosciamo! Ci fa piacere! Facciamoci fare tutti! Continuavo a girare cercando il coraggio per limitarmi. Sì, ma com'è finita? Qui. Che fa, se ne stai chiedendo? No, 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 per cortesia, per cortesia. Ma si sta preparando. Ah, si sta preparando. Ah, no, scusa. Ah, no, se ne va lui, ce ne andiamo tutti. Ma non credo che sia un'esibizione per i soldi che hanno fatto. No, perché se se ne vanno questi, se ne vanno tutti. Se ne va un primo, dice da lei, un sé. Andate avanti tranquilli, tranquilli. Dice, ride bene che ride l'ultimo, ma sì, prima se ne vanno. Vai. Riprendiamo. Continuavo a girare cercando il coraggio per limitarmi. Sì, ma come fai mio? Per pagare alla cassa ma fa impegnare perfino. Bravo, bravo! Insomma, comando qua. Merda totale. E che succede? Ma che mi fa ridere? Perché tu se ne ammette, noi... A spisa concia la posso lasciare! E io che dovrei fare, scusa? Sto conta bene da pagare. Ogni mattina metto benzina e picchi di zine a tabagliare. Laura mattina, che succede? Non ci porta arrivare. Ma che mi dici? A babbottare. A babbottare. Fui curioso. Sì. E ci posi spiare. E allora com'è? E da rispurni o capacito sta. Uva capirica, benzina costa. Ma scusa, compare, ma tu che volevi comprare? Banane, legnoni, non fanno per te. Cacatti stasera. Che compri? Tirasi e
mangi stasera? Che mangi? Patate e chitone.